e speriamo che la Lazio continui con questa marcia sia in campionato sia nelle coppe, ma affidiamo il tutto a Massimo Barchesi e al commento tecnico di Sergio Brio dall'Olimpico. Ciao Maurizio, buonasera a tutti dallo Stadio Olimpico, buonasera anche da parte di Alessandro Pazienza e Roberto Lattanzi che sono la parte tecnica, buonasera a Sergio Brio buonasera, che mi accompagnerà Massimo. In questa radiocronaca. Ciao Sergio. Buonasera. E allora, nuovamente di fronte a distanza di 2 settimane Lazio e Nizza in Francia, in Costa Azzurra. La Lazio 2 settimane fa vinse 3-1 in rimonta dopo essere andata sotto per via della rete di Mario Balotelli, e la notizia un po' a sorpresa della serata è che Balotelli partirà dalla panchina, quindi Lucien Favre ha deciso di spedire in panca il giocatore senz'altro più rappresentativo in questo momento del Nizza, un Nizza che sta andando molto male, sta attraversando un momento assai negativo della sua stagione, reduce da 5 sconfitte consecutive, 4 delle quali in campionato, ed è precipitata la formazione francese al terz'ultimo posto della classifica, numeri assolutamente negativi. Nizza che comunque ha buonissime possibilità di qualificarsi per i sedicesimi di Europa League, perché lo ricordiamo, in classifica, la classifica del gruppo K è capeggiata dalla Lazio con 9 punti, segue il Nizza 6, poi Vitesse e Zulte Waregem con 1 punto. Beh, insomma, certamente per quanto visto in queste prime 3 gare del girone K, Lazio e Nizza sono nettamente superiori rispetto a Vitesse e Zulte Waregem. Vediamo Luis Alberto alla destra di Benitez per il primo angolo della partita. Ecco il cross che parte, traiettoria a rientrare sul primo palo, Dante allontana, c'è Marusic, fa rimbalzare il pallone, il destro, pallone fuori d'un soffio con deviazione, e questa è la prima grande opportunità da gol, pallone uscito di un niente sulla conclusione di Marusic, c'è stata una deviazione da parte di Le Marchand, pallone che è uscito veramente di un niente, calcio d'angolo, ancora Luis Felipe a fermare il Nizza, eccolo ancora Lukaku che ha campo davanti a sé in velocità, Lukaku sembra Bolt, Lukaku, pallone per Marusic al limite, può caricare il destro, ancora Marusic ai 16 metri, Marusic ha perso l'attimo buono, si libera del pallone servendo Nani, vertice destro dell'area di rigore, Nani contro Jallet, una serie di finte, vuole la linea di fondo, magari per ottenere l'angolo, parte il cross, è diventato un tiro sul suo palo, allontana Benitez con un pugno, sì, proprio sul suo palo, calcio d'angolo, c'è Snyder pronto a crossare alla sinistra di Stracoscia, ecco il cross di Snyder, il colpo di testa di Leiva ad allontanare, poi c'è questa conclusione pericolosa questa volta da parte di Walter, pallone che sfiora la traversa, e questa è la prima occasione per il Nizza, la prima occasione dopo 58 minuti su che? Pallone in verticale di ritorno, buono questa volta per Walter che va via Milinkovic, area di rigore, occhio a Walter, pallone all'indietro, Balotelli non ci è arrivato per un soffio, palla gol, insomma la più bella azione del la Nizza, la più bella azione sulla destra al 39esimo, l'ha messa dietro, che Balotelli contrastato sì, da vabbè. Luis Felipe che si è fatto male perché sennò avrebbe fatto gol, sì sì, intervento decisivo da parte di Luis Felipe su Mario Balotelli. Se andiamo proprio a vedere le azioni costruite dalla Lazio, al di là di quella conclusione di Marusic del primo tempo deviata, un tiro che sarebbe tra l'altro anche andato fuori, non era nello specchio, deviata da Le Marchand col pallone che ha sfiorato il palo alla sinistra di Benitez, se togliamo quell'affondo di Lucas Leiva, quel cross basso con l'uscita da parte di Benitez, occasioni della Lazio io non me ne ricordo, sì, sinceramente. Se poi ovviamente la paragoniamo a quella del campionato, eh? Ah beh no, cioè, è tutta un'altra storia. È tutta un'altra storia, eh? Esatto, non c'è un certo Ciro Immobile fino adesso stasera. Abbiamo negli vede. Occhi quella Lazio che sta facendo questo grandissimo campionato, ma ci può stare una partita del genere, anche perché insomma nulla cambia per in vista del passaggio di turno. Vediamo Parolo, c'è una deviazione, calcio d'angolo e la Lazio torna ad attaccare, calcio d'angolo spinta dai tifosi dello Stadio Olimpico, in particolare quelli della curva nord, la Lazio va alla battuta del quinto tiro dalla bandierina, 46 minuti e 20 secondi, gara che si concluderà al 48esimo. Luis Alberto, traiettoria ad uscire alla sinistra di Benitez, Luis Alberto, parte il cross, c'è la deviazione, la palla termina in rete, la Lazio in vantaggio proprio allo scadere, la formazione di Simone Inzaghi
si è portata in vantaggio e porta a casa la qualificazione come prima classificata del gruppo K. La qualificazione ai sedicesimi dovrebbe essere stato Di Parolo l'ultimo tocco. Beh, sono andati stato in due lì, in tre, perché c'erano anche i giocatori del Nizza. Dovrebbe essere stato Marco Parolo a deviarla, forse l'ha deviata certamente Parolo, forse potrebbe essere anche un'autorete. Un autogol. Una mischia davanti all'estremo difensore, forse di Le Marchand. Sì, Le Marchand, autogol di Le Marchand sul colpo di testa di Parolo. La Lazio si è portata in vantaggio al 47esimo, a 60 secondi dal termine, con l'autogol di Le Marchand sul colpo di testa di Parolo. Fabri impietrito. Che dire, all'ultimo secondo la Lazio porta a casa 3 punti e la qualificazione al girone successivo, quindi grande risultato, anche se non ha fatto una grandissima partita, ma sicuramente partita importantissima per chiudere i giochi. Insomma, non c'è bisogno che a questo punto che il Vitesse pareggi la partita contro lo Zultevare, che aspettiamo il finale di questa partita, perché sta scadendo anche il terzo minuto di recupero. Tra l'altro siamo 2-0 per il Vargas. Ecco, quindi massimo. Giochi chiusi in Olanda, giochi chiusi ad Arnhem, qui attacca, ma non c'è più tempo, finisce la partita, la Lazio batte il Nizza per 1-0 con l'autogol di Le Marchand proprio a 60 secondi dalla conclusione. Ma quello che conta, Sergio Brio, è che la Lazio è aritmeticamente qualificata ai sedicesimi di finale, soprattutto come prima del gruppo K, e può dedicarsi al campionato e di vedersi con l'Europa League a febbraio, come avevi detto tu. Può gestire bene i giocatori, è un fattore anche economico, un fattore anche di essere primi in classifica, è un fattore anche di essere nella prima fascia, da poter anche competere con squadre inferiori, almeno sotto l'aspetto tecnico, nella seconda fase. Grazie a Sergio Brio, grazie di cuore, grazie Sergio, per grazie aver collaborato. Buonanotte con me a tutti. In Radio Cronaca, grazie a Alessandro Pazienza, Roberto Lattanzi, qui alla mia destra alla parte tecnica, è tutto dallo Stadio Olimpico di Roma. Lazio batte Nizza 1-0, Lazio qualificata ai sedicesimi di Europa League, autogol di Le Marchand al 47esimo della ripresa. È tutto dall'Olimpico, linea nuovamente a Saxa Rubra, a Maurizio Ruggeri.